nostro primo interlocutore di oggi, Sarina Biraghi, direttore del Tempo. Buonasera, direttore. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Ecco, allora, oggi un annuncio importante fatto dalla Premier Letta. L'aumento dell'IVA probabilmente è rimandato di 3 mesi. Sarebbe stato trovato almeno 1 miliardo da poter destinare a questa misura. Lei ritiene che possa essere un provvedimento che mette in qualche modo a riparo il governo? Beh, l'IVA era assolutamente il primo, e l'IMU erano, diciamo, i due punti del programma di questo governo di larga intesa, i due punti su cui tanto ha battuto il PDL, quindi sicuramente trovare la via d'uscita per questi due nodi, peraltro ribadita anche l'altro giorno, mi pare l'altro ieri, da Fassina, che aveva detto che sicuramente si doveva trovare come risolvere il problema IVA, trovare la via d'uscita, ripeto, sia un modo per andare avanti di questo governo che sta, diciamo così, per vivere, perché ritengo che stia per vivere una settimana molto particolare. Esatto. Al di là delle sentenze giudiziarie che non dovrebbero e non dovranno probabilmente incidere sulla politica e quindi sul governo, il governo Letta si trova delle grane, direi, molto importanti, che sono, anche perché il 1° luglio bussa, esatto, lunedì prossimo, dietro la porta. Tra l'altro, ecco, proprio nell'incontro che c'è stato anche oggi con i sindacati, il Premier Letta ha ribadito appunto l'impegno sul fronte del lavoro, sul fronte degli esodati, della disoccupazione giovanile. Però il ministro Saccomanni ha evidenziato anche come per portare a termine tutte queste misure è necessario recuperare almeno 8 miliardi di euro. Ma se c'è stata così grande difficoltà nel trovare questi soldi appunto per il rinvio dell'IVA, come pensa il governo di mantenere gli impegni presi in questi giorni? Ma intanto il governo ha come cosa principale quella di mantenere gli impegni europei. L'ETA dovrà andare il 27 e il 28 in Europa con delle soluzioni, altrimenti diciamo così perde di credibilità proprio il nostro paese. E lui lo ha assicurato, lo ha detto, che i ministri delle finanze e del lavoro stanno lavorando proprio concentrandosi sui bilanci, perché bisogna affrontare la riforma del lavoro. Due temi che sono legati, perché non c'è, diciamo così, crescita economica e riduzione del debito se non si fanno anche le riforme strutturali nel mercato del lavoro, e quindi queste sono due cose che ci chiede l'Europa e che vanno fatte. Dove trovare, non dico gli 8, ma il miliardo che ha detto Saccomanni che va trovato subito? Sì. Nelle pieghe di bilancio, come diceva qualcuno, cito Berlusconi qualche sì. settimana fa, sembra non c'è azienda non trovare, che non esatto. possa trovare quel 10%, no, nei suoi bilanci. Il governo deve mettersi in testa che proprio perché è un governo come dire, di servizio, un governo di larga intesa che può fare quello che un governo diciamo così di partito non può fare, no? Uh-huh. Questo è un governo di larga intesa, è un governo di servizio per il paese, che deve mettersi attorno a un tavolo e fare. Il governo del fare deve fare anche misure impopolari, quindi deve trovare, aggredire le spese diciamo così della politica, dell'apparato. Lì si troveranno i soldi, quindi vanno fatti dei tagli, ne dico uno per tutti: ritiriamo fuori questo famoso abolizione delle province, esatto. Perché ne abbiamo dimenticato, esatto. Non ne parliamo più. È uno ma... di quei temi che viene messo in primo piano periodicamente e poi passa esatto. nel dimenticatoio però va di fatto. Nuovo. Se prima esatto. i politici non riuscivano a farlo, il governo di larga intesa questo deve fare, perché deve rimettere in piedi l'Italia, no? Quindi lì, se il governo non si mette in testa di aggredire i costi proprio della macchina, allora non escono soldi, anche perché l'incontro con i sindacati è stato necessario per il governo, perché sabato nella manifestazione dei sindacati, mentre Letta si è speso al G8 e andrà in Europa ripetendo il mantra del lavoro giovanile, il lavoro giovanile, il lavoro giovanile, i sindacati hanno detto alt, prima del lavoro giovanile ci sono gli esodati, vero, che giustamente vero. Vanno considerati, ma i soldi per la cassa integrazione non ci sono. Poi noi quando parliamo di esodati non è che parliamo di ottantenni, parliamo di cinquantenni, cioè di gente che
deve, che sarebbe ancora spendibile sul mercato, certo, del lavoro, cioè, ma che in realtà poi, esatto, perché deve vivere, esatto, a lungo ancora, e non è pensabile che sia fuori dal mercato del lavoro. Ecco, ma per portare a termine in cantiere, diciamo così, tutte queste riforme, come dire, basta contare sul taglio delle spese? Anche perché è vero che da tagliare probabilmente c'è tanto, ma per i tagli bisogna che si trovi anche consenso. Non possiamo in qualche modo anche contare, a fronte dell'uscita dalla procedura per deficit eccessivo, su una maggiore flessibilità da parte dell'Europa? Nei giorni scorsi, dopo il G8, si era detto appunto che c'era un consenso unanime su questa esigenza di una maggiore flessibilità, che non significa far saltare i conti, ma avere dei margini di maggiore tolleranza. Io credo che questo sia possibile proprio perché abbiamo dimostrato di essere un paese che può rispettare gli impegni, no? Abbiamo rispettato l'impegno della soglia del 3%, e quindi diciamo che torniamo tra i paesi virtuosi. Credo che questo sia possibile perché peraltro da più parti c'erano stati anche attacchi a questa politica molto rigorista da parte dell'Europa, no? Esatto. E quindi di allentare un po' questa crisi, perché del resto se non si allenta un po' e non riparte, se la gente, noi italiani, non ricominciamo a spendere, l'economia non parte, perché siamo talmente impauriti. I soldi non ci sono, ma seppure qualcuno di noi si ritrova 2 euro, esatto, non 2 lire, non li spende, ma non magari li spende, li terrorizzato da quello che può succedere, perché siccome non riusciamo ad intravedere la fine di questo momento di crisi, è chiaro che c'è la chiusura, no? Ogni famiglia si sta chiudendo in se stessa, risparmia ed evita di spendere, e l'economia non riparte. Esatto. Senta, a fronte di questo, il senso di responsabilità che è stato manifestato in queste settimane dal PDL, oltre che appunto dal leader Berlusconi, è secondo lei un atteggiamento reale, nel senso che ora che in qualche modo il governo ha fatto una promessa sull'IVA, appunto l'aumento sarà rinviato almeno di 3 mesi. Sembra quasi che il bersaglio delle critiche venga spostato adesso su Saccomanni, su come, dove trovare appunto i fondi. Come dire, il PDL non manca di porsi più all'opposizione che non a sostegno di questo governo. Ma il governo, cioè io direi che il PDL non si pone all'opposizione, direi che il PDL chiede il rispetto del programma. Mi pare che abbiano più volte, lo stesso Berlusconi ha assicurato che tutto quello che sarebbe accaduto in questa settimana, a cominciare da oggi, dalla sentenza che c'è stata, non avrebbe creato problemi per il governo, lo ha ribadito la Santanchè, quindi mi sembra una posizione leale da parte del PDL nei confronti del governo. Credo c'è da crederci che si conserverà tale anche dopo la sentenza di oggi? Io immagino proprio di sì, considerato, immagino di sì, perché non ha interesse nessuno a far cadere questo governo, peraltro se cade questo governo... chi ci rimette è l'Italia, non certo questo nei partiti, nei politici. Ecco, questa riflessione presuppone un vero senso di responsabilità, sì, nei confronti del paese. Immagino che sia il momento per dimostrarlo, esatto, di avere responsabilità. Staremo a vedere. Come incide, direttore, la vicenda del ministro Idem sulla stabilità del governo? Oggi appunto Letta ha incontrato il ministro per fare chiarezza su queste questioni economiche che riguardano appunto la casa, la palestra, eccetera. Si ha un po' la sensazione, come dire, il ministro l'ha fatta grossa, oppure in realtà il tutto è stato amplificato dai media e strumentalizzato poi da alcune aree politiche? Guardi, io non credo che il ministro l'abbia fatta grossa, perché può capitare forse a tutti noi di non pagare o fare un pagamento fatto male, eccetera. Il ministro dalla sua A, che è intanto è un'olimpionica di cui tutti noi abbiamo gioito per i suoi successi, e per carità le riconosciamo un valore non indifferente. Però il ministro fa parte di quella società civile che è stata tanto invocata per combattere i politici politicanti, no? I sì, politici della casta. Allora, se una rappresentante della società civile diventa un ministro, per di più simbolo di un governo del cambiamento,
da una persona del genere non ci si può aspettare errori. Questi errori, esatto. E lei ha fatto un errore, non solo, diciamo così, la svista, chiamiamola così, fino a che punto poi è una svista non lo sappiamo. Ecco, quello poi rientra in una quello valutazione rientra poi in un'altra branca, esatto. Esatto, non voglio toccare quell'area. Lei ha fatto l'errore di presentarsi, secondo me, ad una conferenza stampa con un avvocato. Sì, conferenza di ieri, ribadendo che lei, per carità, è stata un'olimpionica, l'oro, eccetera, e questo non era necessario, cioè la sua biografia non ci interessa perché nessuno la mette in dubbio, quella biografia, mentre invece sulla cosa, sull'errore, sul difetto, intanto ha scaricato sul commercialista, esatto, sul geometra, perché io ero fuori, esatto, bisognava allegare a questa, esatto, dichiarazione un tale documento, esatto, che dimostrava che appunto il cambiamento di destinazione d'uso nello, certo, stabile, che cosa che avrebbe aumentato il versamento dell'IMU, certo, cosa però, non fatta, quindi ecco, però come al solito noi abbiamo sempre quel modo di dire non poteva non sapere, no? Però per, sì, certe persone vale, per certe altre non vale, sì, e poi portare un avvocato che risponde alle domande dei giornalisti in una conferenza stampa è fatta apposta per rispondere ai giornalisti. La ministra si è alzata e se n'è andata, ha detto no, basta, se n'è andata. Ecco, secondo me ha sbagliato, doveva assumersi la responsabilità di quello che è successo e forse fare un gesto più determinato, cioè dimettersi, evitando, secondo me, una grana al governo Letta, che tutto può permettersi tranne che delle grane di questo tipo, sì, no? Proprio perché è, ecco, un po' così. È vero, è un altro di quei governi d'emergenza che dovrebbero essere duri e puri, esatto, in qualche modo. Devono andare avanti il più possibile, quindi per Letta, che deve combattere tra IVA, IMU, politiche giovanili, lavoro per i giovani, questa si ritrova la grana, era meglio evitarla. Di cui ha, insomma, bisogno, certo. Senta, tra l'altro, ecco, proprio Letta si è dimostrato molto distante, in qualche modo, molto freddo, perché ha detto voglio prima vedere le carte e poi decido. Secondo lei è possibile che chieda alla ministro di fare un passo indietro, quindi di dimettersi? Io devo dirle che non so come è andato a finire l'incontro, perché credo sia finito. Ci sono ma al momento notizie, io stavo cercando appunto, apposta. Esatto, quindi non lo so. Però io penso che può, secondo me sì, potrebbe chiederglielo. Staremo a vedere quindi che cosa accadrà. Allora, un grazie per il momento a Sarina Biraghi, grazie direttore del Tempo, per questa analisi per noi. Arrivederci. Buonasera. Buonasera, arrivederci.